Dal mio punto di vista, l'innovazione non è solo innovazione verticale, cioè la ricerca di nuovi farmaci o nuovi processi chirurgici o nuove tecnologie. Molto spesso l'innovazione è innovazione sociale, cioè ricordarsi che una persona con una patologia, una disabilità è una persona con delle emozioni, quindi l'aspetto umano e relazionale è a volte più importante e più efficace di quello farmacologico. Quindi riportare al centro del processo del prendersi cura alla persona è sicuramente una cosa fondamentale. Questo non avviene solo di persona, ma grazie alle nuove tecnologie anche a distanza, quindi sfruttare piattaforme, connessioni online, community online per scambiarsi conoscenza e cura anche al di fuori della community locale in cui una persona vive.